Cosa piace a un uomo giapponese di una donna, che sia giapponese o straniera? La maggior parte dei video che vengono trattati con interviste, soprattutto anche in lingua inglese, sono rivolte comunque a un pubblico giapponese che risponde in base alla loro scelta, ma riferita a una tipica donna giapponese. Quindi la risposta, se si fa una domanda più specifica, probabilmente sarà molto diversa. La linea di massima è che gli uomini giapponesi preferiscono donne giovani, per una questione più che altro psicologica, perché avere comunque già una gravidanza, secondo molti uomini, avere comunque l'idea di crescere un bambino è una cosa che deve essere presa a un'età giovane, perché si ha il tempo poi di affrontarla in un certo modo. Quindi, stiamo troppo avanti con l'età, crea il problema anche dell'eventuale ritorno nel mondo del lavoro, delle eventuali differenze di età poi in un futuro. Questa cosa qua spinge gli uomini ad avvicinarsi parecchio alle ragazze più giovani. Diciamo che poi anche la questione è anche aspetto fisico, più che altro. E anche perché le ragazze più giovani hanno quel tono di voce carino. Molte volte ci fate caso, a me è una cosa che mi dà parecchio fastidio, non lo nego. E quella vocetta fatta apposta, che ai giapponesi piace, questa tutta questa cosa carina che ai giapponesi piace. Piace questa cosa che non è gentilezza, ma questa cosa è molto più profonda. Diciamo, li ricorda un po' anche questa cosa qua di gli dà quell'idea ancora maggiore, no? Più marcata del prendersi cura di loro, no? La ragazza in quel modo, con quell'attenzione, con quella vocina, con quella cosa, si mostra veramente molto servizievole, altruista nei loro confronti, e questa cosa agli uomini piace e dà quel senso un po' di controllo, che poi alla fine di tutto, ragazzi, diciamoci chiaro, il controllo è relativo. Il controllo esiste nel molte coppie giapponesi, fino a quando le due entrate economiche non coincidono, cioè fino a quando la realtà, cioè il matrimonio alla fine, suggella poi il rapporto in sé per sé dal punto di vista anche economico, là poi il discorso cambia. Perché molti giapponesi amano dare. Gli piace dare con la gestione finanziaria della famiglia alle mogli, che gestiscono totalmente tutto. Noi stranieri siamo diversi, noi amiamo gestire e controllare le nostre entrate, ma allo stesso modo, cioè, loro invece, molti giapponesi danno tutto, carte di credito, qualsiasi cosa alla moglie. In alcuni casi è libero, in alcuni casi è la moglie che prende tutto, perché gli uomini amano andare a spaccarsi d'alcol nei zaccai con i colleghi, quindi quando ti sposi devi far quadrare il bilancio, non sei più un singolo che vive ben di metri quadri, ma sei un uomo sposato che pensa a fare una famiglia e figli, quindi le entrate devono essere gestite in una maniera totalmente diversa. Sapete quanti fanno i film delle buste paghe o cercano di far uscire i soldi per non essere onesti con le mogli, pur di fare loro comodi con gli amici, perché ovviamente hanno meno disponibilità economica rispetto a prima. Ma in linea di massima un uomo cerca la gentilezza e non l'aggressività. Alcuni uomini vogliono essere gestiti, comandati, cioè non vogliono una donna in sé per sé, vogliono una forma di leader, una persona che abbia carattere forte, che li guidi, li consigli. E come una volta mi sembra una seconda mamma, cioè. Io molte volte, un mio collega ha fatto pure un post su Facebook un anno fa, il mio collega mi ha lasciato scioccato, diceva che lui gli piaceva che la sua eventuale compagna giocasse i videogiochi con lui. E che può essere una cosa carina, cioè loro amano parecchio questa cosa del tempo, ma loro non sono direttamente interessati al consumare, ma loro piace vivere il rapporto nel totale, cioè uscire, allora le canarie. Il fatto di non essere troppo invadente, quindi i giapponesi amano anche il silenzio a volte. Il silenzio non è una cosa che condanna la relazione, non è, noi piace parlare, e molte volte forse questa cosa blocca gli uomini giapponesi nei confronti di una donna, cioè, straniera, perché la donna cerca di aprire discussioni, e se potrà capitare molte volte. Avete più esperienze voi di quanto ne ha l'uomo da giapponese avanti, lui domandamente si blocca. E sicuramente non vi preferisce perché voi avete fatto molto di più di quanto ha fatto lui. Però
questa cosa potrebbe creare un po' di problema. Senso, voi avete argomenti, avete situazioni che lo mettono in condizioni che lui non sa come rispondervi. È quella condizione di imbarazzo che lui non si vuole trovare. Quindi, questo qua, loro vogliono tra l'altro una donna così, una donna che gli dia consiglio, una donna che rimanga, però che alcune volte sia lei, per noi è molto potente, forte nel col carattere, a volte però non troppo aggressiva. È una cosa molto strana questa cosa qua che loro vedono, credo che sia legata, secondo me, molto anche al contesto degli anime e manga, che fanno vedere a volte gli aspetti delle relazioni che molti giapponesi vogliono e cercano. Perché il giapponese tende sempre l'uomo a rimbalzare nel passato e cerca sempre, tipo molti chiedono, ma cioè, ci sono quei posti tipo questi qua con il caffè, questi posti dove ci sono queste ragazze che sembrano più giovani, anche se l'età non è giovane, ma sembrano più giovani, e tutti si salarimen. Credo semplicemente perché nel momento scolastico, no? In quella parte della loro vita, non hanno realmente pensieri, non hanno realmente cose di cui preoccuparsi. Cioè, quando sei sposato e c'è famiglia, devi mandare una famiglia, la casa, l'affitto, la scuola, tutto quello che c'è, su di te pesano un sacco di responsabilità. Ma quando sei studente non ci sono responsabilità, quindi quella cosa di uscire ingenuamente mano nella mano, quella cosa di mangiarsi un gelato, quella cosa che non sei tu a prenderti il cibo con la bacchetta ma è lei che te lo passa, queste cose che sono delle cose ingenue, no? Romantiche, leggere, mancano. E alcuni giapponesi le riscoprono in questi locali. Ci sono vari locali, ci sono un sacco di, ci sono ristoranti che riproducono degli ambienti scolastici a Tokyo, proprio per far fronte a tutte queste cose, e con l'avanzare dell'età mancano, e si tende sempre a pensare quando si era giovane. Quindi tenete presente che occhio a non essere troppo aggressive nel proporvi. Sicuramente quando un appuntamento ci metterà un po' a consolidarsi quell'appuntamento, e il ragazzo giapponese, io dico sempre, a meno che questa persona non ha già fatto esperienza, ossia già un ragazzo con un carattere molto più elastico, lì di massimo il giapponese è molto timido quando si trova a che fare con le ragazze, perché non avendo tanta esperienza, raga, non so come a noi che usciamo a 16 anni, 17 anni, cioè facciamo una determinata vita sociale che ci porta a relazionarci con il prossimo in una maniera molto più fluida, molto più tranquilla, molto più elastica. Loro no, loro hanno casa, scuola, club, studio, casa, e i rapporti sociali sono diversi. E comunque tutto gira più altro sull'andamento scolastico, sul discorso volte ai videogiochi. C'è l'amore un po' visto non direttamente platonico, le relazioni sono realmente quasi inesistenti quando sono ragazzini, quindi è diverso proprio l'approccio, l'esperienza che noi abbiamo rispetto a quelle che hanno loro. Quindi ecco perché molte loro poi quando vanno all'estero esplodono, perché vedono una realtà che non è familiare, che loro non pensano minimamente che certe cose succedono al di fuori del Giappone. Pensano che come loro vivono, tutto il resto del mondo vive uguale a loro, ma non è così. Una cosa carina è il fatto che, allora, prestate attenzione, quello che vi consiglio io, le attenzioni, i messaggi, non invadete gli spazi, non fate troppe domande sul privato. Nelle relazioni con i giapponesi c'è una parte che deve essere per forza la fiducia, c'è sempre una parte della relazione che, se non vi conoscete, dovete solo uscire da poco, non pretendete che risponda o che sia schietto su quello che deve fare. Vi dirà un appuntamento, ma probabilmente uscirà anche con altre ragazze. Questa è una cosa normale, potrà succedere, quindi non... Perché per loro uscire è uscire, non c'è una relazione, cioè non è detto che quello vuole consumare, o lui esce e fa altre ragazze, oppure può capitare che invita voi ma invita anche altre persone. Allora voi siete convinti che state uscendo solo con lui, ma lui ha invitato altre persone per cercare di compensare quella forma di imbarazzo, di disagio che si trova in quel momento ad affrontarlo, perché sono così, non hanno questa cosa di essere più aperti. Poi l'esperienza porta comunque loro ad avere più una comunicazione diversa, ma in linea di massima non è detto che i giapponesi hanno sempre se paura, hanno paura, che l'unica cosa che gli fa paura delle straniere è la forza, è il carattere forte. Ma molte giapponesi hanno un carattere forte, non lo lasciano a vedere,
Molte volte le ragazzine sembrano così carine e ingenue, ma dentro non sono ingenue. Loro sono attrici, fanno così, perché sanno che alcuni giapponesi amano questo atteggiamento qua da bimba stupida. Ma non sono stupide, molte di queste qua sono ragazze che lavorano in azienda, sono indipendenti, sono autosufficienti, non hanno bisogno di un uomo per niente, cioè economicamente lo possono fare andare avanti, fare la loro vita tranquillamente, non hanno bisogno di una figura maschile accanto. Cercano in sé per sé donne il romanticismo, quella con l'uomo, il cosiddetto principe azzurro, un po' come vi ripeto, anime e manga, fa vedere quella cosa là che è manga. E l'uomo cerca quelle attenzioni nello stesso modo. Quindi cucinare qualcosa di buono, ascoltarlo, e capire quali sono le abitudini, gli hobby, assecondarli alcune volte, nel senso che se gli piace andare vedere una partita di rugby, e se voi vi proponete di andare insieme, lui vi farà piacere. Questa cosa è un po' così. Molto sono. Io credo che i giapponesi amano parecchio la parte romantica della relazione, di quando si è giovani, amano quella parte là, la delicatezza, perché alla fine sono così, credo che è la loro cultura, se non richiedono una relazione aggressiva, una cosa. Logicamente, ricordate sempre, questo è universale e vale in tutto il mondo. Due o tre birre e quell'alcol in più aiuta la conversazione, alleggerisce la tensione e rende tutto più semplice. Ecco perché i giapponesi amano bene, ma questa è una questione che in tutti i paesi, ho visto in Australia, chi è in Germania non mi può confermare, chi è in Francia, chiunque in America, quelle due o tre birre in più alleggeriscono le tensioni e rendono tutto più fluido, è tutto molto più easy. Fatemi sapere le vostre esperienze nei commenti e cosa avete riscontrato in base a quello che vi dico nei vostri amici o conoscenti giapponesi. Io rinnovo l'appuntamento in un altro video dal Giappone. Fate i bravi. Un bacio, alla prossima.